Grazie per essere venuti, nonostante condizioni meteorologiche, traffico, e sappiamo che molti non sono qua perché purtroppo raffreddori, febbre e anche Covid. Prima di tutto vorrei ringraziare Ivan Scinardo, il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia, che ci ospita in questa fantastica e super perfetta sede per proiettare il film. Purtroppo Valentina Pellitteri non è potuta venire perché ha la febbre altissima, sta molto male ed è rimasta qua a casa, qua vicino, e non è riuscita nemmeno, almeno adesso ancora non è riuscita a mandarci un piccolo messaggio di saluto e anche di ringraziamento. E il film avremmo dovuto presentarlo assieme a lei, che è la regista, che ha realizzato questo film nel 2012, se non sbaglio, come saggio di fine corso del Centro Sperimentale di Cinematografia. Io credo che, insomma, era necessario fare questa proiezione, sarebbe stato bello farlo prima che Giovanni ci lasciasse. Purtroppo, a causa della sua malattia, a causa anche dei 2 anni di Covid, questa cosa non si è potuta fare. E devo dire anche, purtroppo, l'anno prossimo, nel 2014, Giovanni sarebbe stato qua a Palermo perché l'Accademia di Belle Arti ha vinto un bando del Ministero Strategia Fotografia 2023 per un progetto del professore Sandro Scalia. E Giovanni era uno degli autori invitati e stavamo pensando, vista la sua presenza qua e anche la sua voglia di ritornare qua in Sicilia, che avremmo fatto qualche lezione assieme in accademia. E ci ha lasciato improvvisamente perché sapeva di stare male, ma purtroppo la malattia si è aggravata negli ultimi 10 giorni. E fino a qualche giorno prima che morisse, faceva lezioni in facoltà di architettura a Bologna, un progetto sul centro storico di Bologna, al quale Marcello De Masi, che è stato il suo assistente per tantissimi anni, è stato un suo allievo, si è laureato con Giovanni e poi ha cominciato a fare lezioni. Con Giovanni avrebbe anche dovuto partecipare. E a memoria di questa cosa, giovedì scorso, in facoltà di architettura a Bologna, Marcello ha sostituito Giovanni Chiaramonte nel convegno e anch'io ho dato un contributo che sarebbe stato buona parte delle lezioni che avremmo dovuto fare nel 2014, e questo l'anno prossimo, nel 2024, e questo è stato particolarmente toccante per noi. E cos'altro dire? Posso ricordare qualcosa? Questa è la seconda proiezione del film. La prima è stata fatta a Milano nella scuola del Beato Angelico, una scuola con la quale Giovanni aveva una relazione particolarmente forte per varie ragioni professionali e anche di amicizia con il suo direttore Don Umberto Bordoni. La prima doveva essere semplicemente una proiezione familiare, una proiezione che doveva essere fatta nel salotto di casa di Giovanni assieme alla moglie e ai figli, che purtroppo non conoscevano il film finché non l'abbiamo visto assieme. Giovanni aveva una vita molto completa, probabilmente ha dedicato il 110% della sua vita esclusivamente all'amore per la fotografia. E quindi era opportuno era importante fare anche una proiezione qui a Palermo, e sappiamo già che nei prossimi giorni verrà fatta una proiezione anche a Gela, la città natale dei genitori di Giovanni Chiaramonte. E inoltre, prima di lasciare la parola, senza programmarla troppo, abbiamo deciso ieri con Marcello di dedicare l'intero pomeriggio della mia lezione in accademia alla lettura e al commento del libro Terra del Ritorno, che dà il titolo al film di Valentina e che in qualche modo, assieme a Chiaramonte, ha costruito la trama e la struttura in parte di questo viaggio nel film che vedrete tra poco. Cos'altro penso sia.
Darei la parola al direttore Ivan Scinardo. Grazie ancora. Buongiorno, grazie, benvenuti. Ho mandato adesso un messaggio a Valentina Pellitteri. Io quando mi sono insediato qui nel 2010 e Valentina faceva parte del primo corso di documentario che noi inauguravamo proprio qui ai cantieri culturali alla Zisa, per cui è stata la prima covata di pulcini che oggi sono diventate delle aquile e sono orgogliosissimo di loro, perché premia anche un percorso virtuoso da parte del centro sperimentale che si è insediato nel 2008 grazie a questa sede distaccata. Io sono direttore proprio da quando è nata questa sede qui ai cantieri culturali alla Zisa. Il primo bando è stato pubblicato nel 2009, Valentina ha superato brillantemente le difficili prove di selezione e Terra del Ritorno è stato il suo saggio di diploma, perché il percorso che noi proponiamo ai nostri allievi è un percorso davvero virtuoso. Sono 3 anni, grazie anche adesso all'equipollenza, alla laurea, il 01 che ci è stata riconosciuta per decreto ministeriale dal 2019. Valentina purtroppo non rientrò in questo, ma questo decreto, ma ricordo bene il primo corso erano quasi tutti laureati e quindi per loro fu un percorso di alta specializzazione. Mi preme tantissimo dire che gli argomenti che scelgono i nostri allievi come saggio di diploma, che poi è in realtà una tesi di laurea a tutti gli effetti, ma in video, sono tutti argomenti che scelgono in totale autonomia. C'è sì un orientamento da parte dei nostri docenti di riferimento, ma le ricerche, la scrittura, gli archivi, i sopralluoghi sono tutte azioni che immaginano da soli, con piani di lavorazione abbastanza complessi, e nel caso di Valentina per Terra del Ritorno questo fu un lavoro che partì già quasi 2 anni prima rispetto alla realizzazione. Lei è stata qui a scuola una delle allieve migliori, perché poi quando fece questo saggio di diploma si imbarcò su una portaerei per documentare un viaggio della Marina italiana, ma poi gli alti vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica non le hanno dato la liberatoria su alcuni filmati, e quindi per lei è rimasta questa un'opera incompiuta. Quindi mi sarebbe piaciuto da morire stamattina poter dialogare anche dei suoi lavori, purtroppo non andati in porto, ma che hanno richiesto un grandissimo sacrificio. Chiudo dicendovi che il corso che teniamo qui a Palermo è il corso di documentario, e in Italia non esiste una scuola che forma registi del documentario con un percorso così altamente specializzante. È stata una grande intuizione che ha avuto il nostro primo presidente, il professore Alberoni, che ci ha lasciato il mese scorso, che volle dare proprio alla Sicilia questa connotazione del documentario. Quindi siete seduti in Sala Bianca, che per noi è diventata la casa del cinema del reale, e non è un caso che oggi vi trovate qui, al di là del ringraziamento per aver amplificato e comunque portato avanti il film prodotto da questa sede, ma perché questo è diventato davvero un luogo di contaminazione anche di artisti, di registi. La Sicilia Film Commission per convenzione indica a chi beneficia di contributi pubblici per la realizzazione dei film a tenere proprio in questa sala bianca la conferenza stampa. Per noi questo è un momento anche di immagine all'esterno, di vetrina anche per quelle che sono le nostre attività. E poi perché siamo dirimpettai e ci piace molto anche questa collaborazione e questa sinergia. Vi ringrazio. Giusto, vi ringrazio per la presenza, ringrazio il Centro Sperimentale. Direi che rimando eventuali discussioni e commenti dopo la visione.
così possiamo dialogare insieme e vi godete il film. Grazie ancora e buona visione. Caro Marcello, abbiamo un grande dono. Diceva Luigi, il buon Ghirri, che siamo gli uomini più fortunati del mondo perché a noi ci pagano per guardare. Per fare la foto con la Linoff è venuta la grande detto di Minor White: conta le ispirazioni, conta le espirazioni, conta il nulla. Si respiro. Questa esperienza del fotografo che si deve annullare. Questo chiede la ritualità della fotografia. Tu non puoi vedere, sai, lo sguardo, la mente, il cuore occupato dai tuoi pensieri, dai tuoi desideri, da tutto quello che è l'ingombro della vita. Dai, magari cercherei di raggiungere lì e così, magari non facciamo nessuna foto, però perdonami, ma voglio un attimino contemplare da lassù la mia terra d'origine. La terra d'origine è sempre perduta. A noi è data la terra dell'inizio, ma l'origine... L'ho aiutato come fotografo, come docente, abbiamo insegnato insieme, abbiamo fatto progetti editoriali, allestimenti, eventi, conferenze, convegni o semplicemente delle cene, delle passeggiate, delle grandi discussioni. Lui per me, come per Sebastiano e i ragazzi di Presente Infinito, che sono i fotografi del nostro gruppo, è stato un maestro sicuramente, ma anche un padre, un amico molto caro. E fino alla fine l'abbiamo accompagnato, insomma, dalle aule dell'università, per alcuni, non per tutti, fino allo spazio dell'ospedale la sera prima che morisse.
potete immaginare che lavorare con un personaggio del genere non è proprio facilissimo, non è, ci sono molti aspetti che scappano. Ieri quando abbiamo fatto lezione in accademia dicevo: non vi preoccupate se ci sono delle cose che non capite leggendo i testi e guardando le immagini, perché è un lavorio che rimane e permane all'interno dello spirito, dell'intelletto, e negli anni poi si svela, si comprende. E ci ho messo anni a capire certe cose, ancora adesso non le so, le comprenderò forse più avanti. E c'è anche un aspetto molto, lo accennavamo ieri, molto fisico anche dello stare con lui. E anche quello a volte è un po' difficile da comprendere. Nel senso che al funerale dissi: mi ha insegnato il passo, mi ha insegnato il respiro, mi ha insegnato il guardare. E non era un'esagerazione o un'iperbole poetica, retorica del mio discorso, era effettivamente un modo di insegnarmi una maniera di stare al mondo che mi potesse connettere con la realtà per poi creare delle immagini. In ogni caso non era facile nemmeno stare dietro di lui quando andava per le strade di Milano. Cioè, aveva un ritmo e un passo. Sì, ieri accennavamo, ovviamente possiamo parlare di varie cose più approfonditamente, adesso faccio giusto, concludo il discorso, il suo passo, il suo respiro, ieri lo accennavamo, non è qualcosa che viene dal nulla, ma è qualcosa che viene da una tradizione molto antica di alcune pratiche religiose legate a pratiche dei monasteri e di alcuni pellegrini, di tecniche di pellegrinaggio, di preghiera continua che hanno a che fare col coordinamento della parola, del respiro, del cuore. Sì. Sì. Ma credo che infatti ci sono dei momenti di silenzio che è una fase in realtà di dialogo e di scambio tra di noi nel momento in cui tutti e due siamo altamente concentrati, iperconcentrati. Era una cosa che all'epoca io non capivo, come la sto studiando adesso e la sto capendo adesso, ma in quel momento lui, quel ritmo del passo che ha, quel modo di respirare, quel modo di pensare, di guardare le cose, era quello che mi stava trasmettendo. E io avevo un profondo rispetto anche di questo momento, non volevo interromperlo. C'è un rapporto tra un fotografo e un assistente fotografo molto delicato anche, no? Si accetta qualcuno in un momento molto intimo e profondo di quello che stai facendo. Citavo anche già Milano, mi perdoni Sebastiano se ripeto delle cose, e Valentina anche, che ho detto a Milano, ma per esempio quando noi eravamo insieme a fotografare nessuno poteva toccare lo zaino al di fuori di me. Molto spesso eravamo con altre persone, spesso con architetti, con professori universitari, altri fotografi, amici, eccetera, eccetera, e istintivamente tutti volevano aiutarlo, no? Prendo lo zaino da dietro la macchina, no, o lui o io. Non era una questione di privilegio, era una questione che ci eravamo già compresi, sapevamo già come si maneggiava, c'era una questione di legame. O ancora una volta ci sono delle questioni fisiche che lui cercava di trasmettermi, cioè io fisicamente dovevo stargli dietro, avevo il mio passo calmo, tranquillo, e lui camminava incessante, costante, con una frequenza particolare, io dovevo stargli dietro, perché se non gli stavo dietro lui vedeva una fotografia e io non ero nel momento giusto per mettere giù il cavalletto, la macchina fotografica, si perdeva quell'istante, si perdeva quel momento, io dovevo essere al suo ritmo. Quindi ci sono degli insegnamenti che sono silenti, sono una trasmissione che è silente. O ancora una volta lui cita un esercizio all'interno del film, non so se ci avete fatto caso, in cui Minor White e Edward Weston, no, vanno a fotografare senza macchina fotografica nell'occasione di un workshop, e Edward Weston dice: non c'è bisogno della macchina, chiudi gli occhi, dimmi quello che hai visto. Mi faceva questa cosa tutto il tempo. Quindi io ho iniziato a imparare a capire cosa vuol dire guardare con attenzione attraverso questi esercizi. Oppure, per esempio, per citarvi delle cose pratiche, a un certo punto lui faceva le sue inquadrature col cavalletto, arrivavamo in un luogo, aprivamo tutta l'attrezzatura e poi, quasi fingendo una forma di distrazione o di non volontà, mi diceva: allora vorrei che nell'inquadratura ci fosse da quella colonna a quell'edificio, l'albero là, costruisci l'inquadratura. E non stiamo parlando anche di macchine che hanno dei formati particolari. Avete visto il 6-12, questo 6 cm per 12 è l'area di memorizzazione della pellicola, comunque un doppio quadrato, un formato panoramico molto preciso che non è quello di altre macchine o altri
formati panoramici. E io, che non l'avevo mai utilizzato, nel vetrino smerigliato sotto il panno oppure nel visore, dovevo costruire questa inquadratura. Le prime volte non ci riuscivo, perché non avevo quel legame un po' esoterico con la macchina. Quindi lui poi arrivava, e la cosa impressionante è che quasi senza guardare nel vetrino, faceva così. E l'inquadratura era lì nel vetrino. E poi mi diceva un'altra cosa: ok, adesso però pensa come l'avresti fatta tu. Perché immaginate, se mi avesse lasciato, questa è la questione dell'insegnamento, se mi avesse lasciato in quel momento semplicemente farmi costruire la sua immagine, la lezione non sarebbe stata adeguata, non sarebbe stata una buona lezione. E ogni volta mi provocava per fare in modo che io potessi creare la mia visione. D'altronde questo era quello che poi cercava di fare in generale nella vita, perché come personaggio, essendo un personaggio molto complicato, complesso, stratificato, profondo, tragico, anche se pieno di speranza e di amore, lui sapeva, disse una volta, conosceva gli abissi e voleva salvarci, a noi che stavamo con lui. Quindi non voleva che noi compissimo gli stessi errori che lui aveva fatto, incorrere nelle stesse problematiche. E quindi appunto c'era questo rapporto molto silente, di trasmissione, molto fisico, molto umano, direi. Oppure appunto spesso riflettevamo su cosa voleva dire la visione, il guardare, lo stare al mondo. Abbiamo condiviso stanze di bed and breakfast, abbiamo condiviso aule universitarie e semplicemente passeggiate. Alcune volte andavamo in giro e non fotografavamo, con tutta l'attrezzatura, e non fotografavamo, non facevamo niente, cioè camminavamo solamente. Oppure poi ci chiamavamo in alcuni momenti epifanici, rivelatori, quando scoprivamo qualcosa, avevamo visto un film, avevamo letto un libro, ci chiamavamo, ci confrontavamo, ci prendavamo anche un po' in giro. Ci sono, come questi piccoli aneddoti che vi ho raccontato sulla visione, alcune altre frasi, l'ho ripetuta anche a Milano, lo dico anche qui, molto, molto, molto simboliche. Lui appunto all'improvviso da questi silenzi spuntava, si accendeva e capiva. Questa è una forma di apertura e di empatia molto forte. Capiva che io avevo bisogno di qualcosa, avevo bisogno che lui mi dicesse costruisci la tua immagine, avevo bisogno che lui mi dicesse prova a fare la mia e vedi la differenza con la tua, che mi insegnasse solamente il chiudere gli occhi e stimolare, allenare la memoria. Così come una volta ci fermammo improvvisamente, e in queste foto un po' di meno, ci sono molte tracce dell'uomo, ma non ci sono molte, molte figure, tranne in alcune. Ci sono molte foto dove gli eventi che accadono sono complessissimi nella storia delle sue pubblicazioni. E lui una volta, in un'occasione del genere, mi guardò e mi disse: se l'hai visto, l'hai perso. C'è un momento, se tu fai il click esattamente nel momento in cui qualcosa accade davanti a te, l'hai perso. Perché c'è quella frazione di secondo che ha fatto passare l'evento, se il click corrisponde all'evento, il tempo che tutto il meccanismo. Quindi anche queste non sono cose, come dire, che si imparano in una scuola. Okay? Con tutto che io ho insegnato, insegno da tantissimi anni in università, con tutto che siamo in una scuola, che siamo insomma con dei professori dell'Accademia in corso di fotografia, ma c'è qualcosa che va sperimentato e va vissuto con altri esseri umani nella vita. E lui ho avuto questa grande fortuna. La fortuna nata perché l'ho incontrato come era mio professore, e ho fatto qualcosa che non so perché l'ho fatto poi, cioè nel senso so perché l'ho fatto, da cosa ero lanciato, ma adesso mi dico: ma è possibile? Io l'ho seguito, l'ho pedinato in metropolitana, cioè praticamente da allievo. Non sapevo perché avevo avuto questa passione. Io studiavo cinema, peraltro, era un corso magistrale in cinema, l'ho pedinato. Avevo capito che c'era qualcosa che mi interessava e gli dissi: professore, io voglio lavorare con lei, voglio fare una tesi con lei su di lei. All'epoca e per tanto tempo ci siamo dati del lei, io gli davo del lei, e da lì appunto si è fidato di me, è nato questo rapporto. Rispetto a 10-11 anni fa, ovviamente il rapporto è evoluto, qualcosa è cambiato. Ho provato a fare la dieta, come mi ha suggerito, non sempre con degli effetti efficaci, forse mi sono cresciuti un po' più i baffi, non lo so, ma insomma un po' di cose sono cambiate. Un'altra cosa importante rispetto al film, io ovviamente vi racconto, mi dispiace che Valentina non sia lì, evidentemente è un modo di celebrare anche il cinema documentario, l'opera di Valentina, la sua
il suo cammino. Quindi io parlo più dell'esperienza con Giovanni, per quanto sia stato lì anche dietro la camera, ovviamente in alcuni momenti. Un altro dettaglio che avevamo avevamo presentato a Milano era il fatto che le scene che avete visto fotografiche, cioè in cui facevamo delle fotografie, lui prendeva le sue fotografie, come si dice in altre lingue, e metteva il cavalletto, non sono delle simulazioni, al di là del fatto che poi Sebastiano ha fatto le scansioni, le lavorazioni delle immagini, ma non sono delle fotografie funzionali, cioè questa cosa per Giovanni non esisteva, non si poteva simulare il fare la fotografia, andavamo sul terreno cercando le immagini su dei luoghi che erano molto familiari per lui, ovviamente, ma ogni immagine, ogni momento in cui ci siamo fermati era reale, nel senso che, anche se programmato e pensato, auspicabile e sperato, ma era reale, cioè quell'azione del fare fotografia era veramente quello che lui ha fatto e ci credeva in queste immagini che avete visto. Vuoi dire qualcosa? Due. Vai, dici due cose. Poi dopo apriamo un po' il... Se c'è qualcuno. Sì, volevo dire una cosa che è importante. In realtà mi dispiace che qui non c'è il professore Collovà, perché non è un caso che il film sia stato prodotto qua a Palermo, anche se dal CSC e apparentemente senza nessuna relazione con la facoltà di architettura, ma Giovanni Chiaramonte frequenta Palermo in maniera frequenta ancora oggi Palermo in maniera abbastanza presente, insomma, con le sue relazioni a volte non sempre lineari e un po' complesse già dai primi anni Ottanta, perché è a causa anche della relazione con Lotus International e con Pierluigi Nicolin, perché un motivo per il quale mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato qua il professore Collovà. Nei primi anni Ottanta Collovà invita Giovanni Chiaramonte ad esporre nella galleria Focus Randazzo di via Ruggero VII, e ora non ricordo se fosse l'83 o l'84, e quella è la prima parte di una relazione che già cominciava col piede sbagliato con la città di Palermo. E poi c'è una seconda parte non meno intensa, questa ha le sue sfaccettature e anche fa parte anche riesce anche in parte a sciogliere un nodo che Giovanni Chiaramonte aveva con la Sicilia e con la città di Gela, che, se vi ricordate, nel film lui dice che passa 3-4 anni senza riuscire a fotografare, e quelle fotografie che qua ci fa vedere quando si ferma, che c'è il cane, questo casello dell'Anas, credo, l'albero, spoglio, dice, a partire da quel momento e per ragioni che nel libro Terra del Ritorno sono non spiegate ma sono raccontate per bene, non riesce a fotografare per 3-4 anni, e quelli erano i primi anni 70, e poi ritorna appunto a fotografare peraltro a Gela, e ritorna in occasione delle sue prime relazioni con Collovà tramite Pierluigi Nicolini. E poi c'è la grande e importantissima, sicuramente dal mio punto di vista, ma credo anche dal punto di vista dei suoi colleghi, esperienza in facoltà di architettura, perché Giovanni Chiaramonte è stato insegnante di fotografia in facoltà di architettura, e lì è dove mi ha inguaiato, però non so, mi ha inguaiato e mi ha anche tirato fuori dai guai in qualche modo, perché io sono sicuro che altrimenti non mi sarei laureato, assoluto, credo di no, credo proprio di no. E poi e la facoltà di architettura dà a Giovanni Chiaramonte una laurea honoris causa nel 2005-2006, può essere 2005-2006. E poi ora mi è venuto in mente, guardando Santo Giunta, un aneddoto divertente. Certe volte qualche commento del film è stato: ah, ma qua nel film si vede un aspetto un po' forse eccessivamente drammatico di Giovanni. Lui viveva le cose in maniera molto intensa, di sicuro, però aveva anche dei lati ironici. Ci sono proprio 2-3 secondi di ironia di Giovanni. Però ora mi viene in mente una cosa che di cui già ha parlato Marcello. Quando siamo andati a fotografare, quando Giovanni è andato a fotografare il municipio di Castelvetrano, se ti ricordi, non faceva toccare il cavalletto e lo zaino a nessuno, nonostante lo volessimo aiutare, e questo è divertente, lo raccontiamo, mi chiederò scusa a Giovanni, aveva necessità di fare, insomma, un atto in mezzo alla natura, e lo fece mettendosi
recuperando tutto il resto con una sola mano. Ecco, questa era una cosa. E poi volevo dire che le immagini, come vi ha detto Marcello, sono state realizzate realmente e in occasione dell'inaugurazione al Cinema De Seta col professore Scalia abbiamo esposto queste immagini, abbiamo fatto una mostra in Grande Vasca nella nostra sala dell'Accademia di Belle Arti e erano 12 immagini, credo 12 immagini. Buona parte di quelle che avete visto in 6-12 alla fine del film. Queste sono due o tre cose che volevo dire. Ci sono commenti, domande rispetto... Prego. In che periodo? Aspetta, ripeti la... Volevo dire, in che periodo Giovanni è andato via da Gela e quali sono state le ragioni che lo hanno portato ad andare via? Allora, lui non è andato via da Gela, nel senso che lui è nato a Varese ed è cresciuto a Milano, cioè comunque Milano e la Lombardia sono il... Ieri per esempio, vedi adesso i ragazzi che erano con me e con Sebastiano ieri a lezione sanno perfettamente questa cosa, o almeno annuite e fateci contenti. Lui è nato a Varese, cresciuto prima nella periferia sud di Milano, nella zona di Chiaravalle, poi spostato verso il Portello, quindi dal lato opposto della città, solamente che i genitori erano di Gela. Immagina adesso, io ho vissuto 7 anni a Milano, la tensione di qualcuno che è nato da genitori del sud, comunque il legame che sente con il sud Italia, con i luoghi d'origine, con una sorta di appartenenza, all'epoca era ancora più forte. Ovviamente, quindi lui si è sempre, da ragazzo passava dei mesi interi ovviamente, tutte le estate, le feste comandate come si suol dire in Sicilia e si è sentito sempre molto legato alla Sicilia, originario della Sicilia nonostante nato a Milano e tornava sempre, ha sempre continuato a frequentarla, aveva casa a Gela e fino a quando ha potuto ha continuato, quindi è sempre tornato, anzi a un certo punto leggevamo ieri nel libro Terra del Ritorno, lui si è trovato, c'è stato un momento della vita tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 in cui quasi sentiva il dovere di dover scegliere se appartenere più a quale mondo scegliere. E lui dice ma io mi sento siciliano effettivamente, mi sento legato a quella dimensione della colonna greca che è a Gela, a quell'antichità, a quella forma, a quella morfologia di paesaggio, a quella veduta dell'orizzonte che nella città milanese era perduta a causa dei palazzi o a causa della nebbia, all'epoca c'era la nebbia, adesso non più, però poi ovviamente dice anche se io avevo scelto di essere siciliano in cuor mio a un certo punto è Milano che è arrivata a Gela e quindi parla del petrolchimico e dell'espansione urbanistica di Gela, quindi il problema che per questo si chiama Terra del Ritorno, per questo lui riflette sulle origini, che non si può mai scappare da questa origine e dal tuo inizio e che questo corrisponderà sempre con la fine. Infatti lui era un grande appassionato anche di Thomas Eliot e se qualcuno di voi conosce la Terra Desolata o i quattro quartetti di Thomas Eliot, questo concetto di coincidenza tra origine e fine, inizio e fine è molto molto presente e peraltro anche i fotografi che lui amava tanto come Robert Adams citano e prendono i quattro quartetti e la Terra Desolata di Eliot come un riferimento poetico per spiegare questa cosa, e lui ha vissuto sempre in questo dilemma, peraltro poi come avete intuito c'è Berlino anche nel film, ma in realtà la sua città era una costellazione di luoghi nell'Occidente, nel senso che anche se qui avete visto appunto Berlino, Gela, quindi la Sicilia, Milano, ma la sua ricerca è andata dalla Turchia al Sud America, quindi è molto molto più ampia. Questo per dovere di precisione non vuol dire un fascino verso l'esotico e il lontano, questo era molto molto, lo dico giusto, alcuni di voi ovviamente lo possono comprendere bene, chi lo conosceva, ma il viaggio non era nel sottolineare l'importanza di andare lontano, andare in una cultura differente, no, il viaggio più lontano può essere quello più, per lui poteva essere quello più quotidiano e più ristretto. Questo lo si vede moltissimo nella parte finale, negli ultimi anni, dove ormai da una decina di anni ormai, aveva preso l'abitudine per esempio di fotografare con delle Polaroid o con delle Fuji a sviluppo istantaneo,
più che altro, e aveva dedicato dei lavori a praticamente il salotto di casa sua, o il piccolo studio, agli oggetti. Quindi, e fece una mostra a Milano che si chiamava Inscape, piccola creazione, in cui praticamente, a parte che c'era un giovanissimo Sebastiano Raimondo con i capelli neri, ma c'erano degli accostamenti tra immagini di grandissimo formato fatte nel mondo e queste minuscole immagini a sviluppo istantaneo, proprio perché lì stava iniziando a lavorare, a cercare di trasmettere questo senso del poetico in un... E questo per esempio è anche molto legato alla sua passione, non è molto legato, ci sono, è coerente più che altro per esempio alla sua passione per Andrei Tarkovsky e il cinema di Andrei Tarkovsky, perché mi continuava a ripetere di fare attenzione al modo di creare dei micro paesaggi nei dettagli di Andrei Tarkovsky dentro una palude russa o dentro un piccolo angolo di casa. No? Quindi qual è il paesaggio? È quello ampio dove c'è l'orizzonte o è anche semplicemente un angolo di casa con qualche oggettino, qualche piccolo diorama creato in una piccola nicchia? Volevo dire una cosa per rispondere. Ok, sì. Poi un'altra domanda. Poi un'altra domanda, sì. Che parte da una considerazione. Il film è come se fosse la seconda parte o una parte... un ulteriore approfondimento, riflessione sul libro Terra del Ritorno. E ieri, studiando, perché in realtà ne abbiamo approfittato per leggere e commentare, quindi studiare il libro ci abbiamo messo 4 ore, che direi, anzi è probabilmente anche poco, perché alla fine abbiamo dovuto accelerare, erano le 7 di sera, insomma, era un po' troppo tardi, che per esempio lui trasforma molte delle cose che avete visto nel film, nel libro sono rappresentate soprattutto per parole. Per esempio il primo capitolo è la vela, il secondo capitolo è paese di origine, ci si aspetterebbe che prima o poi compare la colonna greca di Gela, e in tutto il libro non c'è la colonna greca di Gela, ma invece le prime colonne che appaiono sono quelle del tempio di Diana a Evora, in Portogallo, assieme alla costruzione di Quinta da Malagueira di Alvaro Siza. Perché questa dicotomia di cui lui parla molto esplicitamente nel film e in maniera simbolica nel libro è appunto quella della distanza apparentemente incolmabile tra l'origine e la fine, tra la città in costruzione, la città contemporanea in costruzione e l'erezione della colonna greca. E un'altra cosa, qui nel film vedete il petrolchimico di Gela. Nel libro si parla invece di un istrice e questo petrolchimico non compare mai, non si vede mai. Però la bellezza incredibile di quel libro è che con le parole si evocano le immagini che in qualche modo il film non tenta di replicare, ma porta avanti nella riflessione, nel discorso. Questo era per rispondere alla tua domanda, però lui a Gela forse non se n'è mai andato da Gela, ma ci sono stati periodi in cui a Gela non ci è voluto più tornare. E c'è stato anche una volta, forse durante già la malattia, che adesso non mi ricordo, che tornano in mente un sacco di aneddoti incredibili, in cui non ricordo se fosse Sebastiano Favitto, un amico di Caltagirone, che aveva aperto una galleria che si chiamava Luigi Ghiri, o Giovanni Iudice, l'amico pittore che viveva a Gela, riceve una telefonata da Giovanni e dice: sono davanti alla porta di casa ma non riesco ad entrare. E Giovanni dice: un attimo, chiamiamo un fabbro, un falegname. No, ho la chiave, non riesco a entrare, non ci entrò mai più in casa, e se ne tornò, se ne andò a stare qualche giorno da Giovanni, dice, non riusciva ad entrare in casa perché non aveva questa difficoltà, che ovviamente non era fisica ma era di altra ragione, diciamo che era una fisica persona, non della porta, ma ecco. Hai un'altra domanda? Sì. Sì. No, più che altro volevo sapere un'informazione. Più che altro ho visto che c'è una scena in cui voi state scattando due film davanti a questa struttura distrutta a Berlino. Uh-huh. E poi a un certo punto voi vi allontanate e vi sedete in questa poltrona, in questa panchina. Uh-huh. E c'è una scena in cui Valentina vi inquadra da dietro, non so se è Valentina o comunque chi, e c'è questo stadio di calcio con una struttura moderna in fondo. Cioè, questa scena ha un senso particolare o è semplicemente
Allora, questo bisognerebbe richiederlo a Valentina, perché nel montaggio ha scelto di associare queste due. Quindi io posso rispondere da un punto di vista di, diciamo, legato alla visione di Giovanni. Allora, prima di tutto è da capire anche quelle che sono le rovine, perché mi pare di capire nelle tue parole che ci sia una relazione che ti interessa tra una rovina, un'antichità, qualcosa, e il moderno, il contemporaneo. Prima di tutto, quando si parla di Berlino, della Germania, bisogna anche capire cosa è effettivamente antico e cosa è effettivamente... Vabbè, in quel caso sì, è un edificio distrutto, però spesso le immagini di Chiaramonte hanno cercato di ragionare sul contesto, sul concetto di rifacimento della rovina, rifacimento delle vestigia antiche, della ricostruzione pedissequa di... però contemporaneo di qualcosa che ha l'effigie e la forma e la simbologia del passato. Però in ogni caso l'associazione tra un tempo antico, tra un'antichità e il moderno, era una coesistenza tutto il tempo in lui. Quindi io direi che da un punto di vista filmico è perfettamente, perfettamente coerente. I ragazzi che ieri hanno visto il libro si sono accorti come la declinazione della colonna classica greco-romana avviene dal... il vero reperto antico che ha più di 2000 anni, fino a un disegno su un muro, a una facciata di un palazzo contemporaneo, e lui ne declina tutte le possibili apparizioni e variazioni. Quindi mettere in relazione questi due elementi è sempre nel discorso che facevamo prima tra origine e fine. E come diceva lui, come spesso ricordava Chiaramonte, noi siamo sempre al centro dell'infinito. Lui amava anche molto Pascal, il libro I pensieri di Pascal, e diceva: noi siamo praticamente nulla in confronto all'infinito, siamo tutto in confronto al nulla e siamo al centro dell'infinito. Quindi queste, tutto si ritrova. Per questo le immagini, poi il concedere il tempo alle immagini che lui realizzava ti dà una profondità man mano che trovi un dettaglio, man mano che trovi un elemento, che era immensa. Spero di averci risposto. Sì, mi ha risposto. Emilia. Grazie Marcello. Intanto grazie per questo incontro, la vostra testimonianza, la tua in particolare, visto che sei stato così vicino a Giovanni Chiaromonte e evidentemente anche quella di Sebastiano, è credo preziosa per comprenderlo. Magari hai ragione tu, non lo si comprenderai mai fino in fondo, perché bisogna entrare dentro le sue foto, cercare di coglierne la lungimiranza dello sguardo, dico, però il vostro contributo è davvero straordinario e anche emozionante, devo dire. Però io volevo complimentarmi con Valentina Pellitteri, perché, che non è presente, ma per favore fatelo presente. Certo. Perché realizzare un documentario su un artista in generale, fotografo, pittore, scultore che sia, è sempre un fatto molto difficile. È difficilissimo trovare dei documentari di questa tipologia che riescano davvero a cogliere lo sguardo, la poetica, no? E invece io credo che Valentina in questo documentario ci sia, adesso io non so voi cosa pensate, magari me lo dite fuori, dico, però credo che ci sia davvero riuscita bene. Intanto ha una splendida fotografia, anche la sua, ed è una fotografia dove si coglie esattamente sia la sua interpretazione del paesaggio, che allo stesso tempo l'interpretazione che ne dà Giovanni durante questo viaggio che avete compiuto insieme, perché di fatto si è trattato di un viaggio, di un percorso che lei ha seguito, da come tu stesso hai raccontato, insomma, era lì silenziosa a cogliere tutto quello che voi facevate, come facevate sempre, anche senza, immagino, la loro presenza. Quindi l'ho trovata davvero... Ho trovato che il documentario riesce a restituire appieno una visione di questo grande fotografo, ma non solo nei confronti del paesaggio, direi più in generale nei confronti della vita, no? Tutte queste riflessioni, questi pensamenti, queste citazioni continue che restituiscono anche quando, il racconto sullo sguardo, chiudi gli occhi e dimmi cos'è, che tu poi riprendi, perché credo che sia proprio fondamentale, credo che lo useremo tutti d'ora in poi di continuo, ed è insomma, questo emerge nel film
con una eleganza accompagnata anche da queste, da questi primi piani, anche la fotografia nel dettaglio all'interno ci sono un paio di nature morte veramente straordinarie nel documentario, che raccontano proprio però Chiaromonte, tanto che insomma io ho pensato che fosse anche molto meticoloso, per esempio a casa sua, no? Lo dimostrano quelle nature morte lì, quelle in cui dici vabbè, insomma, e poi capisci da queste cose, dalla collocazione di queste cose, come costruisce il suo sguardo sul paesaggio. Perché mi è sembrato che in realtà sia uno sguardo costruito. Non c'è l'ict nunc, vabbè, vedo questa cosa al volo, dicevi tu, del resto si perde, non c'è il tempo di fermare quell'attimo, perché il tempo che organizzi la macchina e tutto non c'è già più. E allora è la costruzione dello sguardo, aspettare per ore che arrivi la famiglia, significa costruire, cioè, quindi c'è una, ed è interessante questo discorso della progettazione della foto, cioè una foto si progetta? No, apparentemente no, in realtà sì, perché vai alla ricerca di quel qualcosa che hai in testa e che poi trovi magari casualmente o perché hai, ti concedi del tempo. Quindi la fotografia è tempo, è non solo il tempo che rendi eterno nell'immagine, ma anche il tempo del trovare, secondo me. Quindi niente, volevo ancora complimentarmi con Valentina. Non ho molte domande da fare perché avete detto così tante cose e c'è questa bella narrazione da parte vostra che deve continuare, perché è con voi che insomma Giovanni resisterà ancora di più in tutti noi. Solo una cosa, Marcello, hai un assistente? Uno per me? Sì. Attualmente no, non posso permettermelo un assistente. Io li ho visti in azione, sia Sebastiano che Marcello, abbiamo fatto un progetto insieme, però erano, si accompagnavano fra di loro, non so chi è che teneva lo zaino e chi montava il cavalletto, però Marcello era abbastanza isolato nelle sue, insomma, nella ricerca dei suoi paesaggi. Mi piacerebbe sapere, ma forse non è questo il momento, quanto c'è del paesaggio di Giovanni nel tuo paesaggio. Questo sicuramente è un capitolo molto ampio che riserviamo a un altro momento. Oggi mi piace, grazie comunque Emilia, mi piace concentrarmi su Giovanni. Giusto due stimoli, dopo c'è già qualcuno che vuole parlare, santo. Per esempio, quando Giovanni è morto, poco dopo, la famiglia aveva compreso, per esempio, l'importanza di queste composizioni che c'erano in casa, questi piccoli teatrini o diorami, ognuno li può chiamare come vuole, e hanno chiesto a noi, ovviamente non siamo andati io e Sebastiano, che non eravamo sul luogo a Milano, ma hanno chiesto a noi di Presente Infinito di andare a casa per fotografarli. Perché evidentemente nel pensare di risistemare gli spazi, organizzare, questi oggetti sarebbero stati scomposti, queste visioni sarebbero state scomposte. E quindi per mantenere una memoria, Lorenzo Martelli e Luigi Fiano sono andati, hanno fatto due prime giornate di foto all'interno della casa per tenere memoria di, quindi puramente una fotografia di documentazione, tenere memoria di queste costruzioni. Quindi, per quanto riguarda la questione dell'ict nunc e dell'istantaneità, era molto importante per Giovanni l'istantaneità, cioè che l'attimo, ieri l'abbiamo letto, che l'attimo diventasse il momento, l'attimo diventasse istante. E per questo diceva istante, perché appunto la fotografia istantanea. C'erano degli eventi che accadevano che erano legati ai corpi umani, alle figure umane nel paesaggio, o semplicemente della luce, semplicemente un momento particolare che lui, però si è talmente dentro a un luogo e a un tempo che prendi il tuo tempo per, sapendo che qualcosa sta accadendo. Lui lo diceva sempre, aspetto la carrozzina, aspetto la persona, aspetto e so che arriverà, come la scena del teatro, no? Quando lui attende, perché sa che in quel luogo, in quel determinato momento può avvenire. C'è un aneddoto molto bello, non legato a Giovanni Chiaromonte, ma
che può essere simpatico per farvi capire, a un fotografo di Praga, diciamo morto da un po' di anni, che si chiama Joseph Sudek. Lui fotografava con un banco ottico enorme, molto più pesante di quelli che si utilizzano oggi, e Joseph Sudek aveva una particolarità: non aveva un braccio. Quindi tutto questo lo fa, e qualcuno gli aveva chiesto: ma perché non ci sono quasi mai persone nelle tue immagini? E lui diceva: guarda, io con l'attrezzatura che ho, senza un braccio, il tempo che arrivo in un luogo, metto il cavalletto, monto la macchina fotografica e se ne sono andati tutti. Quindi questo fa capire tanto. Grazie. Mi avete emozionato. Per me oggi è un, come dire, sono qui perché non ero a Milano ed è un momento di ricordo. Proprio stamattina mi sono alzato con questo impegno, no? Di incontrare Giovanni, e grazie a voi, grazie a Valentina, l'ho rivisto e chissà, ma secondo me lui lo sapeva, essere presente in questo film significava lasciare memoria. Era un attore nato. Lui non, come dire, potremmo citare Pirandello, ma lui era proprio così, come ci appare, così come ci appare. La battuta dell'assistente, questa è una cosa vera, il lavoro si impara. Allora, una domanda a Giovanni: ma come si fa a imparare fotografia? Lui mi disse: fotografare. L'ho accompagnato per diversi libri che poi ha fatto. Il nostro incontro è nato nel 1996. Il mio maestro Pasquale Culotta, a cui facevo l'assistente gratuito per tanti anni, come credo ognuno di noi, mi dice: vai all'aeroporto e prendi Giovanni Chiaramonte e portalo a Geraci Siculo. Lì comincia veramente un periodo bellissimo della vita di Giovanni, per me un bellissimo, perché divento amico di Giovanni grazie a un incontro fortuito. Poi ci ritroviamo all'interno dell'università a Palermo, perché lui svolgeva un corso e quel corso che sosteneva in facoltà, appunto a titolo gratuito, è stato veramente bellissimo. Devo rivedere gli appunti, forse ci sarà anche qualche registrazione. Anni bellissimi. Una volta ci stavano arrestando perché per si fotografavano delle case dei Tamil davanti al... siamo andati lì in una casa dei Tamil, abitanti, ed eravamo dove c'è il... a Palermo, dove c'è il... il carcere, ci stavano arrestando perché lì non si poteva fotografare. In quel momento, in quel giorno, Giovanni scoprì, e poi lo usammo nella didattica, una stanza di Dio. I Tamil, come sapete, noi abbiamo una grande comunità a Palermo, non si sapeva allora perché i Tamil salivano a Monte Pellegrino e onoravano la nostra santa. Eravamo lì a fotografare questa casa di Tamil e scorgo nel corridoio appunto Santa Rosalia. Giovanni fotografa, chiediamo e scopriamo che il Tamil prega il santo del luogo, per cui Santa Rosalia è tra i suoi santi. La città è un elemento di preghiera, per cui quel corridoio, che per noi era uno spazio polifunzionale, diventa nella progettazione degli studenti appunto la stanza di Dio, la centralità di una stanza, la centralità di un luogo
grazie appunto a delle foto di Giovanni Chiaramonte. Vi potrei raccontare tanti altri aneddoti, però quello che mi manca è l'amico. La sua ultima fotografia che mi ha mandato è un selfie, lui odiava i selfie, un mese prima dalla sua scomparsa. Ha insegnato allo IULM di Milano, anche lì è un bellissimo aneddoto. Quando ha preso la stanza mi ha telefonato dicendo: santo, anch'io sono professore allo IULM. Ma lì la cosa si farebbe troppo lunga, e voglio ringraziarvi e dare un monito agli studenti che mi sentono. Dovete avere tempo, dovete perdere tempo. La maieutica è quello che a volte ci manca, per cui appena trovate un maestro, no? Avete un'intuizione, seguitelo, perché quello ci cambia la vita. Io mi è successo con Culotta, che mi ha cambiato appunto la vita, ed è vero. Giovanni Chiaramonte era un uomo generoso, era molto generoso, con le persone che incontrava, con le persone che voleva bene, a cui voleva bene. Non era facile andare d'accordo con Giovanni, però eravamo lì ad apprendere il valore del tempo. E i suoi progetti nascevano appunto dal posizionare il cavalletto. Cioè, nel momento in cui lui posizionava il cavalletto c'era un rimando a qualcosa che lui aveva già visto, e stava lì ad aspettare il tempo. Una bellissima sua fotografia che ha fatto grazie a Marcello Panzarella, è legata a Cefalù. Va lì a fotografare il municipio di Cefalù, di Culotta e Leone, e la rocca non è presente in quella fotografia. Lui si piazza in alto e aspetta l'ombra, aspetta sei ore affinché l'ombra della rocca si presentasse dentro il suo quadro, che è poi la copertina del libro. Ecco, quella volta, quando mi spiegò la foto, quando ci spiegò a tutti noi la foto, io capì: sei ore per scattare una foto, cioè mi sono domandato. E oggi questa cosa è venuta fuori. Ci vuole tempo per fotografare. E lui aveva questa grande capacità, forse legata da Ghirri, legata dal suo maestro, perché anche lui è stato assistente gratuito. Per cui andiamo avanti. Grazie mille. Altre domande, curiosità? Insomma, perdere Giovanni è stata una cosa veramente dura. Avevamo tentato di farlo collaborare al progetto su Madonie e Paesaggi. C'eravamo riusciti in questo nuovo. Insomma, Giovanni ha fatto anche tantissimo per questa isola. È stato uno dei pochi in Italia a dare spazio alla fotografia dell'Italia del Sud e soprattutto dell'isola. Questa cosa è una cosa che bisogna ricordare e che rimarrà secondo me uno dei pochi. Una piccola considerazione e ringraziamento a Valentina, perché io avevo visto ovviamente il film quando lo ha presentato, quindi parecchi anni fa. E rivederlo oggi è stato veramente
molto diverso, molto più intenso. Ho assaporato veramente il dialogo tra Marcello e Giovanni e ho riletto ancora di più tutto quel lavoro che prezioso che aveva fatto su Gela e la vera campagna che ha fatto diciamo per realizzare questo film e si legge esattamente che Valentina non ha fatto altro che documentare la vera campagna fotografica che ha fatto Giovanni e questa è una cosa e quelle immagini sono così intense e difatti montate benissimo alla fine e meritano di essere ancora una volta esposte. Grazie mille. Sì, effettivamente, solo per ricollegarmi un attimo a quello che stava dicendo il professor Scalia, Giovanni sarebbe venuto qua nel 2024, l'anno prossimo, per questo progetto che abbiamo vinto, di cui abbiamo vinto un finanziamento per il Ministero della Cultura. E noi negli ultimi, in realtà negli ultimi anni, perché questi tempi sono con Giovanni erano a volte dilatatissimi, perché facevamo così tante cose, fosse solo anche chiacchierare o parlare a telefono, che accadevano tantissime cose che poi rimanevano sospese, poi venivano fuori 2 anni dopo, poi tornavano indietro perché c'era qualcosa che era accaduto prima e si ricorda. Insomma, Giovanni avrebbe voluto sotto anche così una mia un mio stimolo ripensare un progetto che il professor Scalia stava citando, avrebbe voluto fare una riflessione critica su questo lavoro importantissimo del 2011 riguardo la fotografia siciliana, perché come ha detto il professor Scalia purtroppo anche nell'ultimo libro di storia dell'arte della fotografia contemporanea uscito già ormai da qualche anno fa, sembrerebbe che a parte 2 o 3 grandi nomi e conosciuti in tutto il mondo, sotto Napoli praticamente quasi non c'è fotografia, il che non è vero. E Giovanni era riuscito nel 2011 con una mossa audace, audace, quantomeno a ritessere e a ricucire una trama tra la prima e la seconda generazione di fotografi siciliani. E noi volevamo assieme fare una riflessione, una riflessione critica su quel lavoro là e circoscrivere, un progetto che sarebbe stato molto ampio, circoscrivere la questione almeno ai progetti realizzati nella città di Palermo, ai fotografi passati nella città di Palermo, perché nel 2018 avevamo cominciato, finito nel 2020, col professor Scalia, ma ha collaborato anche Marcello, e tutti gli studenti della Facoltà di Architettura avevamo realizzato, Facoltà di Architettura, scusatemi, Accademia di Belle Arti, io questa confusione per me è la stessa cosa. Quando mi sono laureato, il professore Panzarella se lo ricorderà, Giovanni ha detto: Raimondo si è laureato con una tesi di architettura in facoltà di fotografia. Abbiamo lavorato al volume Palermo Periferie e già lì si era fatto un passo avanti, poi c'era una bibliografia ragionata. Ecco, e questa cosa, se Giovanni non avesse mai fatto il libro e la mostra Nuova Scuola di Fotografia Siciliana, probabilmente non ci sarebbe nemmeno venuto in mente, oppure sarebbe stato cominciare una cosa, mettersi davanti un'impresa veramente difficile da risolvere. E quindi... Comunque, per rispondere o rilanciarmi, diciamo, rispetto a quello che Santo diceva prima, è sicuramente molto importante, lo dico anche per i ragazzi più giovani del corso che ci sono qui, incontrare, andare, cercare i maestri, trovarseli. E Giovanni poi mi ha sempre spinto a trovarne altri, quindi anche questo è un dono. Non è che aveva il privilegio lui su di me o mi aveva preso, anzi mi ha sempre spinto ad andare, incontrare le persone, io poi l'ho fatto. Sappiate che c'è un rischio in questo, può essere molto deludente perché non tutti sono Culotta, non tutti sono Chiaramonte e quindi spesso anche questo fallimento dell'incontrare certe persone che pensi potrebbero essere dei maestri serve per scremare, come dire, e concentrarti sulle persone adeguate. E un'altra cosa, pensando anche a qua, se Sebastiano non avesse incontrato nella sua vita, stavo dicendo
dicendo, infatti serve anche sbagliare. Anche quelli gli incontri in pagina. Esatto, come dico, esatto. E poi un'altra cosa, io ovviamente, visto che siamo in una scuola di cinema, io quando ho incontrato Giovanni ero studente di cinema, televisione e new media alla IUM di Milano, dove poi per anni ho insegnato nello stessa laurea magistrale. E, ovviamente per me il cinema voleva dire mettere insieme tanti linguaggi differenti, la mia passione per la recitazione, la scrittura, l'immagine, il suono, la musica, armonizzarli, coordinarli e far venire qualcosa che era ancora di più della singola somma, no? Un linguaggio altro. Quindi quando scopro questo amore tramite Giovanni per la fotografia, il mio grande quesito era: ma perdo tutte le altre passioni? Mi devo rinunciare a tutte le altre passioni? E mi ricordo in maniera lapidaria Giovanni, con una semplicità incredibile, mi disse: è esattamente come la fotografia, tu hai un punto di fuga, quindi se scegli la fotografia come vita non ti preoccupare, perché come un imbuto, disse proprio, come una piccola clessidra, se da un punto di vista tutto si restringe verso la fotografia, vedrai che poi dall'altra parte si riapre e troverai tutte le tue passioni, i tuoi amori. Ed effettivamente era così, è stato così. E un'altra cosa che le ultime note mi hanno fatto pensare rispetto anche al mio ruolo con lui, io sono stato, come dire, fortunato a essere capitato nel periodo, in un certo periodo della vita di Giovanni, ed essere nel film. Ma non vuol dire che nemmeno io abbia una posizione privilegiata nella sua vita. Cioè, nel senso, non sono l'unico assistente che lui ha avuto, sono stato uno degli ultimi, forse uno di quelli con cui ha avuto un dialogo particolare anche, diciamo, rispetto agli ultimi che lui ha avuto, però ci sono tante persone molto care e molto importanti intorno a lui, quindi cercate di vedere in me, come dire, l'immagine di qualcosa, di una vastità di persone, perché non sono più importante o più privilegiato di altri, come Sebastiano, i ragazzi di Presente Infinito, o comunque gli ex allievi della Scuola Civica di Milano degli anni Ottanta, o le persone che ha incontrato nel corso della vita e che l'hanno aiutato e accompagnato. Questo per me è molto importante, perché ovviamente mette un peso alla mia figura questo film, che è quasi una responsabilità, ma che divido con tante persone, e come dire, è uno dei doni che Giovanni ci ha fatto, esattamente l'incontro. Lo ripeto qui, visto che l'avevo detto a Palermo, poi mi taccio, giuro, ma quando lui non è potuto venire quest'estate per presentare la mostra Realismo Infinito che ha realizzato, parlammo a lungo a telefono, perché stava già male, ma non si pensava verso dove stesse andando, e mi disse: guarda Marcello, sentiti libero di presentare, si fidava molto di me, sentiti libero di dire quello che vuoi, però c'è una cosa che devi dire, che per me la fotografia è l'incontro, che io sono felice di sapere che tu sei a Palermo, che sei con, e ha fatto la lista delle persone, tra cui Sebastiano, che erano con me lì a Palazzo Branciforte. Per me questo è il senso, il pubblico, le persone che mi hanno portato lì, le hanno portato le mie immagini, Sebastiano, tu. Per me questo è il senso della vita e della fotografia, l'incontro. E quindi ancora oggi, facendo quello che stiamo facendo adesso, credo che sia... sono sicuro che lui sia contento e felice di questo incontro tra di noi. Buona giornata, buone feste, buon Natale, buona fine d'anno, buona Epifania, buone rivelazioni a tutti.